E a proposito del fare della cultura, io ho qui un pochetti di ritagli di giornale che sono interessantissimi. Per esempio, ho un ritaglio dalla Repubblica del 21 marzo 1999, no? Dalle pagine letterali, no? Chi ha paura della scienza? La discussione sulla scienza oscilla come il pendolo dell'illuminismo a tutto l'Ottocento, salvo forse la parentesi del mesmerismo e un po' di idealismo. La scienza è stata esaltata come matrice di progresso e forza liberatrice. Dalla superstizione, dall'oppressione sociale. Poi negli anni 30 e 40, in questo secolo, è emerso un pensiero programmatico, antiscientifico, pensiamo a Husserl, che nella crisi delle scienze europee se la prende con Galileo, accusato di aver costruito un mondo della quantità anziché della qualità. Dice l'intervistatore di questo personaggio, la scienza disumanizza il mondo e distrugge l'ambiente, dicono i guru della New Age. E non solo loro, su quali forze intellettuali può contare il postmodernismo? Fra i capi o i fiancheggiatori metterei anche il Papa. La posizione del pontefice è simmetrica alle ideologie scientiste. Fra pontefice e New Age c'è insomma una sintonia di fondo, nonostante qualche dichiarazione di segno opposto della Chiesa. Il denominatore comune è l'atteggiamento fideistico, contrapposto a quello conoscitivo. Ma Giovanni Paolo II ha riabilitato Galileo, però, dice l'intervistatore. Sì, ma si è trattato di una mistificazione. Innanzitutto, Galileo godeva già di un'ottima reputazione e casomai era la Chiesa a dover essere riabilitata. Ma l'attuale pontefice, uomo straordinario, boh, ha ideato questo singolare ribaltamento, riconoscendo non si badi che la Chiesa aveva torto e Galileo ragione, ma che ci sono stati errori da entrambe le parti. In più Galileo era caparbio, insistente e fu giocoforza a condannarlo, per quello che oggi chiameremo reato di opinione. La Chiesa ha riabilitato Darwin, dice l'intervistatore. Lei crede? Alla luce dell'ultima enciclica, riabilitazione di Darwin appare più un passo indietro che un progresso nei rapporti fra scienza e religione. La tesi di fondo della Fides et Ratio è che in passato c'è stato sì qualche incidente come la scomunica di darwinisti e materialisti, ma fede e ragione sono in realtà alleate. In che senso? Nel senso della vecchia tesi scolastica che la fede. Boh, 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 boh. Nel senso che la vera dunque su che nel senso della vecchia tesi scolastica che la fede è superiore alla ragione. La vera filosofia è quella rivelata perché l'uomo ha la possibilità di conoscere la verità, altro che attingere ai sacri testi con la mediazione della Chiesa. È la stessa gerarchia di valori che ha portato alla condanna di Galileo. E così andiamo avanti con questo articolo. Ma ce n'è un altro ancora migliore, fatto il 16 marzo 1999, dove c'è addirittura un'elencazione di cose importanti, cioè di attività antiscientifica della Chiesa, no? Nel 1757, 130 anni dopo la condanna, Papa Benedetto XIV autorizza la lettura simbolica della Bibbia intorno al sole, senza che la cosa abbia una particolare risonanza fino al 1835, quando i libri di Copernico e Galileo vengono tolti dall'indice dei libri proibiti, per poi arrivare al 31 ottobre 1992, quando Giovanni Paolo II riabiliterà Galileo davanti all'Accademia di Scienze Pontificie. Se questo fu l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della fisica galileiana, non dissimile, anche se meno chiassoso, fu l'atteggiamento degli uomini di religione nei confronti della fisica degli atomi, a cui il mondo occidentale era già giunto intuitivamente all'epoca dei Greci con Democrito e Leucippo, subendo poi con l'avvento del cristianesimo un arresto di 2000 anni. Per quando parliamo di oscurantismo, non dimentichiamocene queste cose. Per riapparire nel secolo scorso con Avogadro 1776-1856, Guy Lussac 1778, eccetera, Schrödinger e De Broglie.
La teoria atomica portava con sé, come tutti sanno, concetti difficilmente da ammettere per la Chiesa, quali il vuoto, le leggi del caso e l'infinità dell'universo, per non parlare dell'Eucaristia e della trasmutazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo, che non può essere accolta dalla teoria degli atomi, anche a quel livello elementare in cui questa teoria era conosciuta da Guglielmo Docca, Ruggero Baccone, Giordano Bruno, Gassendi, Newton, Boyle, che dire, un bel ritardo nello sviluppo di una conoscenza che non so, per non sopprimere il senso letterale di un passo evangelico. Cioè, per non sopprimere i Vangeli si è bloccato alla scienza. Cioè, se questo non è terrore, se questo non è orrore, ditemi voi che cos'è l'orrore. Se queste furono le peripezie della fisica dell'Occidente cristiano, non da meno furono le difficoltà incontrate dalla geologia, giudicata una scienza sacrilega perché, come scriveva Bussé, 1627-1704, la creazione è descritta nella Genesi, volerne dimostrare nel meccanismo è una curiosità sacrilega. Ricordiamoci che venivano bruciati, mandati in galera. Quando Buffon, 1707-1788, sulla base di esperimenti condotti in laboratorio sul raffreddamento delle sfere metalliche, ipotizza come tale la Terra 200.000 anni, anche se a Diderot confessava in privato una datazione di milioni di anni, la Chiesa reagisce immediatamente con le ricerche, attenzione, con le ricerche condotte dall'arcivescovo James Husser, per confermare la datazione biblica di 4.000 anni, cioè un imbecille è stato contrapposto a uno scienziato. Però la propaganda funziona, eh? La propaganda funziona. Fino a fissare il giorno della creazione in un 26 ottobre alle 9 di mattina. Cazzo. Fu allora che il re di Francia, Luigi XVI, nonostante fosse molto credente, intervenne con perentorio: non importunate Buffon. Le cose non vanno meglio con la biologia, dove il conflitto con la religione si colloca sul piano della medicina, perché per la religione cattolica il corpo è sacro, la dissezione sospetta, gli organi genitali proibiti. Nel 1131 si vieta ai chierici, che erano poi all'epoca gli unici studiosi, la pratica della medicina, essendo la malattia o una punizione divina per i peccati o un modo di cui Dio si serve per chiamare a sé gli eletti. Questa posizione assunta nel Medioevo continuerà fino all'inizio del secolo scorso, quando la Chiesa condannerà la vaccinazione. Nulla da dire contro la biologia, eccetera. Andiamo avanti. Nel 1860 la storia dell'evoluzionista viene condannata dal Concilio di Colonia, mentre Pio IX mobilita i preti scienziati contro la diabolica teoria, anche i gesuiti, eccetera, eccetera. E qui abbiamo: Dio non ama ciò che pensa la scienza, un articolo sulle pagine di Cultura della Repubblica del 16 marzo 1999. Ma prima che mi scada il tempo, e ho ancora circa un 17 minuti, voglio parlare di alcune notizie ancora che appaiono sui giornali, no? Niente, e voglio parlare di questo Nord-Est che è molto malato. È molto malato questo Nord-Est, ma è malato dentro. Le persone sono malate di cattolicesimo. Le persone hanno l'incapacità di affrontare la vita e da questa incapacità di affrontare la vita distruggono la vita stessa. Violentata a 8 anni da 4 bambini, Verona. Gli aggressori erano undicenni. Lei ha taciuto 16 mesi, poi ha lanciato un messaggio alla madre, no? Cioè, sta ragazzina a 8 anni viene violentata da dei coetanei. E il paese fa muro rispetto ai violentatori, cioè li protegge. Perché questo? Perché l'ideologia cattolica del possesso è entrata così violentemente nelle persone che stuprare la vita è normale, va difesa. Bene, questo paese difende gli stupratori per educazione cattolica. Perché le persone sono oggetto da usare e loro non hanno fatto altro che usare un oggetto. Questo è quando le persone sono malate. Ed è una malattia, il cattolicesimo, una malattia che distrugge le persone dentro. Ogni volta che le persone vengono fatte battezzare, si distrugge un pezzo della persona. Questo è il terrore vero e proprio. E non è.
non è assolutamente da stupirsi quando si legge La depressione dei quarantenni sulla Repubblica del 21 marzo 1999. Si scopre che nel nord-est è la punta più a rischio della depressione. Perché? Perché è sempre la malattia del cattolicesimo, è sempre l'esercizio dell'individuo di impossessarsi delle altre persone, è sempre la voglia di essere padroni di qualcosa, che qualcosa sfugga, che qualcosa sfugga dal proprio controllo. Ed è la malattia della depressione, è questa. E anche questo è un risultato dell'educazione cattolica. E a proposito della stronza prima che ho detto, un flop lo show della MAGA di Clinton, una sfilza di ovvietà e luoghi comuni che hanno deluso una platea inizialmente entusiasta. Cioè questa è una disgraziata. È una disgraziata che, come fanno i preti, lei fa esattamente la stessa cosa, truffa le persone. Truffa le persone parlando, sì, la persona cara, la persona morta ti sta vicino, è con te adesso. I morti si fanno i cazzacci loro, vanno per farsi i fatti loro. Se uno ha partorito il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico, deve continuare la sua sequenza di mutamenti, non ha più la percezione del mondo come lo descriviamo noi, non ha più l'affettività. L'affettività è legata all'affettività fisica delle persone, è legata a dei rapporti personali, è legata alla nostra descrizione del mondo. Quando questa descrizione del mondo cessa, non è accettabile pensare che le cose rimangano uguali. Cioè, noi non siamo creati di immagine e somiglianza da un Dio pazzo, noi ci stiamo costruendo. La morte del corpo fisico, qualora venga partorito il corpo luminoso, quel corpo luminoso continua la sua sequenza, continua all'infinito. Non c'è il ritorno nella vagina della madre. Questo mettetevi bene in testa. Se avete percezioni di quel tipo, c'è qualcosa da smascherare, occorre un po' di autodisciplina, un po' di autocontrollo, un po' di intento, un po' di impeccabilità per affrontare le cose per quello che sono, non per quello che appaiono. Perché l'apparenza nasconde l'inganno. E questa è una che lavora su questo, lavora proprio per ingannare le persone. Cioè, purtroppo quello che le nostre credenze a priori, il nostro credere, condiziona la nostra percezione. La nostra percezione non può riportare dal mondo della percezione, dall'alterazione della percezione, le cose per ciò che sono e per ciò che lei percepisce. Ma quando le riporta nella vita di tutti i giorni, deve dargli una descrizione. E questa descrizione gliela diamo noi, cioè siamo noi che vediamo il suocero, siamo noi che vediamo la persona cara, siamo noi che vediamo quella. Ma se noi continuiamo a vederla e cominciamo a prenderla a pugno o a bestemmiarci, quell'immagine sparisce e noi afferriamo ciò che l'immagine nascondeva, ciò che c'è dietro l'immagine. E una tecnica di questo è fissare gli occhi. Una tecnica per riuscire a individuare questo è, quando si percepisce qualcosa, fissarlo negli occhi. Questo è importantissimo perché dai nostri occhi viene fuori anche l'energia della percezione, ma quello è un discorso che un giorno o l'altro farò. E veniamo invece a un'altra notizia che mi rallegra il cuore. Voi vi ricordate che io ho sempre parlato di una notizia dei discorsi dei riti satanici che ci stava dietro agli omicidi delle ragazzine a Foggia, che era una buffonata, era una trappola, era un inganno ed era un'operazione politica che qualcuno stava portando avanti. Infatti mi sono sempre incazzato con quella storia, perché qualcuno ci stava giocando sporco. Il gioco infatti è andato a finire come è andato a finire, è stato smascherato perché chiaramente i magistrati ci hanno guardato attentamente quello che succedeva, le ragazzine verranno condannate per l'omicidio fatto, quello è un altro discorso che non ci interessa, però il gioco è stato smascherato. Mentre invece a Genova prendiamo dal Gazzettino del 17 marzo 1999, e anche sulla Repubblica, sempre il 19 marzo 1999, che è stata scoperta invece un gruppo di persone che si definiscono sataniste e che andavano ad sfare i cimiteri. E naturalmente la polizia ha fatto il suo lavoro, li ha trovati, li ha chiaramente denunciati, verranno condannati. Da quello che si dice a qualche parte c'è una condanna prevista sui 7 anni, condanna massima però.
per cui dopo ci penseranno i magistrati. Comunque è un plauso, cioè in effetti chi fa dei danneggiamenti deve pagare per il danneggiamento che fa, punto e basta. L'essere satanisti è abbastanza irrilevante, cioè non è il fatto che uno fa i danneggiamenti perché è satanista, ma uno fa i danneggiamenti perché gli va di fare i danneggiamenti e dietro a fare i danneggiamenti si picca di essere satanista. Cioè, questa è una cagata. L'unica cosa che a me mi ha fatto un pochino ridere, e l'ha trovata mia moglie veramente, neanche io, è che sulla Repubblica del 19 marzo 1999 si dice le letture di questi satanisti. Una di queste letture, anzi la prima di queste letture, è la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, che è la loro Bibbia. Ora, il 24 marzo appare una lettera sempre sulla Repubblica, no? E quella Bibbia, dice, non è dei satanisti. Perché questa? Dice, in riferimento all'articolo Raid satanisti al cimitero per giocare col demonio, la Repubblica del 19 marzo 99, precisiamo che la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture non è un libro dei satanisti, bensì è la traduzione biblica pubblicata e diffusa dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la cui confessione religiosa non ha niente a che fare chiaramente con i satanisti. Per giunta, la traduzione del Nuovo Mondo è una delle Bibbie più diffuse in Italia, essendo stata distribuita in milioni di copie. Ora, l'articolista, che è Massimo Calandri e Marco Preve, che si occupano probabilmente di questo tipo di cose, non hanno neanche la conoscenza culturale per sapere esattamente cosa legge o fa un satanista o cosa si occupa un satanista. Per cui, chiaramente, con delle persone che fanno i giornalisti, che diffondono notizie e che non hanno una preparazione culturale, qualsiasi porcheria è buona, compresa per spacciare i testimoni di Geova per satanisti. E credo che questo offenda i testimoni di Geova e i satanisti. Questo è una cosa che mi interessava puntualizzare moltissimo. Dopodiché, io praticamente ho finito la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, nel quale ho parlato di quello che volevo parlare. E adesso, se qualcuno vuole telefonare, prendo su telefonate, cioè prendevo anche prima, però sono stato contento che nessuno mi abbia telefonato, chiaramente, perché, come sapete, io le telefonate più di tanto non le gradisco. E vi parlerò ancora degli oracoli caldaici. La prossima volta commenteremo il primo frammento, il primo frammento degli oracoli caldaici, che io vi ho già letto, il primo frammento, no? Lo ricordate? C'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo percepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. Pronto? Qualcosa di determinato, sì? Madonna, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve cogliere con veemenza quell'intuire, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile, e non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto. Tendere verso l'intuibile, per intenderlo un vuoto intuire che al di fuori dell'intuire stesso dimora. E questo è il primo frammento. Questo primo frammento andremo a commentare la prossima volta. Commenteremo anche il secondo frammento. Completamente rivestito del colmo di una luce risonante, armato anima e mente di una forza come spada tricuspide, getta nel cuore il simbolo della molteplicità come un grido di guerra. Non ti aggirare per canali di fuoco disperdendoti, ma concentrati. E questi sono due frammenti che vi ho letto, ci sono dei frammenti che sono lunghi anche soltanto sono lunghi soltanto una riga e altri frammenti sono un po' più lunghi. Naturalmente sono dei frammenti perché sono rimasti intrappolati in libri diversi, cioè i libri facevano delle citazioni e qualcuno ha
preso quelle citazioni e le ha messe insieme dandogli una diversa sequenza. Vediamo, c'è una cosetta ancora che volevo raccontarvi, che mi piaceva moltissimo, però non la sto trovando in questo momento. Ed era una poesia. Era una poesia. Ultimamente leggo anche poesie, così farò un po' di concorrenza a chi fa le poesie qui in radio. Non la trovo più. Va bene, non è importante se io la trovo o non la trovo. Ve la leggerò eventualmente stasera, visto che non la trovo e ormai chiudiamo qui la trasmissione. Oh, ma perché non la trovo? Non la trovo, era così bellina. Oh, eccolo qua, l'ho trovata. Perché ve la leggo? Perché serve un po' a tutti. E dice questo: la Bibbia è un antico volume, scritto da uomini scomparsi su suggerimento di sacri spettri, argomenti, Betlemme, Eden, l'antica residenza, Satana, il comandante di brigata, Giuda, il grande reo, Davide, il trovatore, il peccato, un raffinato precipizio a cui altri devono resistere. I ragazzi che credono sono molto soli. Gli altri ragazzi sono perduti. Se il racconto avesse un narratore incantato, tutti i ragazzi ascolterebbero il sermone di Orfeo. Ascolterebbero. Il sermone di Orfeo affascinava senza condannare. E questo è il paganesimo. Il paganesimo ascolta senza emettere condanne. Questo ci divide sempre e ci dividerà sempre da quello che è il cattolicesimo. Non esiste nessuna mediazione fra paganesimo e cristianesimo. L'unica mediazione che è possibile, l'unica mediazione che è concepibile, l'abbiamo soltanto in una cosa, l'abbiamo soltanto in uno Stato laico. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato, ricordo che sono Claudio Simeoni, mentre missione magia, stregoneria e paganesimo. Vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. E la canzone che vi ho messo all'inizio ve la rimetto un'altra volta per farvela sentire, che è forse uno dei più bei pezzi che mi ha mandato un amico di Vicenza.